3 manga horror da paura da leggere assolutamente tutti di Star Comics. E dopo Io sono Shingo, di cui abbiamo già parlato, siamo inevitabilmente di nuovo qui con un'altra opera del sensei, Kazuo Umezu, edita da Star Comics nella collana Umezu Collection, a lui dedicata. Passiamo dunque dalla fantascienza horrorifica all'orrore puro, con Baptism, del 1974. La storia è quella dell'attrice Izumi Wakakusa, che dopo una vita fondata sulla bellezza estetica si ritrova con un eczema in faccia, che le fa crollare il mondo addosso, impazzendo totalmente. Ma una soluzione la propone il terribile dottor Murakami: partorire una figlia al solo scopo di un trapianto di cervello. Così potrà riacquistare la sua giovinezza per un'altra intera vita. Il piano ha effetto e la povera piccola Sakura viene sacrificata allo scopo. Ora Izumi, col suo corpo da bambina, proverà in ogni modo a conquistare il maestro della figlia. Malato. In soli 3 volumi riesce a raggiungere degli apici di disagio davvero incredibili. L'agire criminale di un'adulta psicopatica nel corpo di una bambina ha un effetto devastante nella mente del lettore, creando un contrasto funzionale tra la disperazione folle di Izumi e il corpo della piccola Sakura. Per farvi un esempio, perché so che volete sapere i dettagli morbosi, abuserà del maestro ubriaco nel sonno per poi il giorno dopo dirgli che è stato lui ad abusare di lei. Il contrasto non è efficace solo a livello viscerale e orrorifico, ma anche significante. Quello del culto disperato della bellezza è il passaggio del testimone forzato di madre in figlia. Il confine non esiste proprio più ed è davvero tremendo. Ora non vi anticipo sicuramente il finale, ma ciò che vi dico vi sarà molto più chiaro una volta concluso il manga. In ogni tavola in cui appare Izumi Sakura abbiamo svariati livelli comunicativi e percettivi. Quello di Izumi nel suo agire al di là della propria forma corporea, quello di involucro quasi vuoto di Sakura che è praticamente una marionetta, quello degli altri personaggi che non sanno perché la loro percezione della piccola Sakura è cambiata, e infine il nostro, che ben sappiamo cosa sta accadendo. Questa diversificazione dei punti di lettura è geniale ed è tutta dettata dal fatto che Izumi agisca nel corpo di Sakura. Ma non tutta, dai, perché Umezu usa una tecnica molto cinematografica per rendere il tutto ancora più funzionante e accattivante, la suspense hitchcockiana. Noi sappiamo cosa sta succedendo e siamo in apprensione per i personaggi, mentre loro sono totalmente ignari e guidati dalla folle Izumi. Ma l'argomento portante di tutta l'opera è l'apparire, che già a metà anni 70 era fin troppo consolidato in ogni società. Unica apparente forma per raggiungere la completezza, la ricchezza, per raggiungere ogni obiettivo con facilità. Questo si è sviluppato in parallelo con la diffusione della televisione. La diva non è solo quella che andavi a vedere al cinema, non era l'evento della settimana. La diva ti entrava in casa e ti imponeva un modello di bellezza costantemente, 24 ore su 24. La televisione è stato proprio l'iniziale abbandono della comunicazione artistica in funzione del puro mostrare e dimostrare, soprattutto con il show in cui era presente anche il popolo. Tutti si capicollavano per mostrare la propria conoscenza in un quiz o il proprio aspetto, sempre. Perché anche il quiz in sé è solo un mostrare, non c'è un approfondimento argomentativo, sono sempre state pure singole nozioni. Un altro argomento che per l'epoca era decisamente avanti è quello rappresentato dalla nuova ossessione di Izumi: il voler costruirsi una famiglia a tutti i costi, anche arrivando a distruggerne e rubarne un'altra. Nonostante sia nel corpo di una bambina, sente già la pressione esistenziale obbligata alla realizzazione familiare, poiché se non partorisci non sei una donna, se non ti fai una famiglia perfetta da sitcom americana del cazzo non sei una persona. Insomma, quell'orrendo obbligo all'istituzione famiglia che diventa orrido perché è sempre subdolamente radicato in ogni società. E quando ti avvicini e inizi ad avere 30 anni, tutti iniziano a chiederti: ma la relazione? Ma la famiglia? Ma i bambini? Ma una slavina di stregazzi vostri non me li volete fare, per esempio? Ma non si possono avere figli per sempre, se poi ti viene voglia? Cara zia, il massimo che hai fatto nella tua vita è stato succhiare un cazzo solo e poi partorire a rotta di collo. Se vorrò un figlio, adotterò un vietnamita che ha bisogno. Insomma, Umezu tra le righe ci dice anche questo, cogliendo l'orrore della cosa già negli anni 70, nel 74. Ma non è finita qui, perché è puro gaslighting Izumi che vuole far impazzire la moglie del maestro per sostituirsi a lei. Voi non avete idea che nervoso che vi farà venire Izumi, della pena che vi farà venire quella povera donna. Tanto che,
come in ogni horror che si rispetti, urleremo contro le pagine: ma perché non fai così? No, fermati, perché non hai agito nell'altro modo? Perché? Perché cazzo ti stai tirando la zappa sui piedi? Questa forse è la parte più coinvolgente a livello emotivo per noi. A parte questo, Umezu, esattamente come in Io sono Shingo, riesce a fare una cosa meravigliosa, quella di farti credere che la storia andrà in un modo, seguendo i canoni e i cliché del genere, per poi sorprenderti. Se infatti le reazioni dei personaggi sono talvolta ingenue, come in ogni horror che si rispetti, gli eventi non lo sono per nulla. E ricordiamo che è un'opera di 50 anni fa, l'evoluzione del colpo di scena era ancora ampiamente in corso, ma l'autore ha sempre previsto i tempi. Per quanto riguarda i disegni, che devo dirvi, Umezu è un maestro anche qui. Lo stile ovviamente è quello di quegli anni, ma nonostante ciò a volte sembra terribilmente contemporaneo. E poi c'è sta cosa che riesce ad angosciarti con i volti dei personaggi, a loro volta angosciati, che è incredibile. L'ho detto per Io sono Shingo e lo ripeto, un tratto semplice ma inquietante in maniera esagerata. Anche perché l'angoscia mostrata in questo caso è quella di Izumi, del personaggio più orrendo che è anche il protagonista, dunque dovremmo essere sollevati dal vederla afflitta. Per certi versi lo siamo, ma per altri viene così tanto evidenziata la sua follia che ne siamo comunque turbati. Ok, avrete capito che amo questo autore e che ho amato Baptism, per cui correte a recuperare questi tre volumi caposaldo del manga horror. Sempre di Umezu vi consiglio velocemente anche Orochi, storia di una stramba ragazza che assiste e talvolta interviene nella vita di gente disperata, assassina, truffatori, approfittatori, famiglie degenerate, bambini infami e chi più ne ha più ne metta, il tutto per darci un orribile quadro di cosa sia la razza umana. Volti perennemente solcati dall'angoscia, personaggi continuamente nevrotici, insomma l'atmosfera è sempre quella di Umezu. Leggermente meno efficace degli altri che ho letto, anche perché alla fine sono racconti brevi, ma se vi piace l'autore è imperdibile pure questo. L'unica cosa che accomuna tutte le storie è proprio Orochi. E ve lo consiglio perché è un manga che parla di noi amanti del macabro, di storie orribili, dell'intrusione nella vita di gente malata, del sapere i dettagli degli omicidi dei serial killer. Orochi, esattamente come noi, è spettatore, assiste all'orrido, ne è affascinata, non può farne a meno. Lo spettatore cerca anche una sorta di catarsi con lo schifo e nel finale questo è chiaro. Oltre a questo c'è anche una dimensione critica, o per meglio dire descrittiva, del come assistendo nella realtà a un evento efferato, anche in televisione, diventiamo partecipi, ne diventiamo quasi complici. Un elemento meraviglioso. A breve uscirà anche Horror Theater, sempre di Umezu, sempre per Star Comics nella stessa collana, e non vedo l'ora di leggerlo. E ancora una volta, sempre Star Comics ha deciso qualche mese fa di ristampare anche Phantom Stalker Woman, incubo metropolitano, di cui la prima edizione italiana risale ai primi anni 2000. La storia è quella di Roshi Mori, un ragazzo che una notte vede una stramba tizia che suona insistentemente alla porta del vicino, assente in casa da molto tempo. Passerà poco prima che l'inquietante tizia tormenterà proprio Hiroshi, iniziando con telefonate e con il duplicare le chiavi di casa per arrivare a tormentare pure i suoi amici e la ragazza con cui ci sta provando. Come vedete la storia è molto semplice, ma quello che colpisce di Phantom Stalker Woman sono la gestione dell'atmosfera e il ritmo, perché alla fine i disegni non è che facciano impazzire, vi dico la verità. Mochizuki è però stato molto abile nel farci percepire la frustrazione del protagonista, tormentato sempre più e senza nemmeno sapere il perché. A ogni ulteriore passo dello stalking della ragazza, anche noi saremo agitati e questo non fa che bene al ritmo. Leggeremo compulsivamente ogni pagina per capire le motivazioni sottostanti a questa follia. Un altro elemento è che fino alla fine non riusciamo nemmeno a capire se la stalker sia un essere sovrannaturale o semplicemente una pazza. Il suo aspetto e la sua forza sono anormali, ma non abbiamo tutti gli indizi necessari per dirlo. Siamo di fronte a un J-horror classico con una Samara o a una semplice storia di stalking? Continueremo a cambiare parere su tutto, poiché le indagini del personaggio ci sballottano continuamente da una parte all'altra. Il manga, a parte essere un racconto sullo stalking, non ha significati particolari. È solo un fulgido esempio su come si narra una storia dell'orrore classica, lasciando lo spettatore perennemente col fiato sospeso a ogni pagina e facendogli girare le pagine in preda a un'incredibile voglia di sapere. Se volete qualcosa di semplice ed efficace in un volume solo, Phantom Stalker Woman è quello che fa per voi. Se avete altre opere di Minetaro Mochizuki da consigliarmi, sparate pure, non perché io non conosco quest'autore. E con questo vi saluto, vi ricordo che è uscito il podcast di Shiva Produzioni, seguitemi anche su TikTok e presto su Twitch e tutte le solite cose, tutti i link eventuali sono in descrizione. Bella regà, che il fumetto sia con voi.